Torretta sotto un cielo di stelle e strisce, ieri pomeriggio in paese la rievocazione dello sbarco degli alleati americani nel luglio del 1943. Vediamo. Pomeriggio di festa ieri a Torretta, dove si è svolta la rievocazione storica dello sbarco degli americani in Sicilia. Storici mezzi militari, usati dai soldati alleati e conservati perfettamente da alcuni collezionisti, sono arrivati nella piazza del paese, così come fecero 70 anni fa, quando vennero a liberare la Sicilia dall'oppressione nazista. A Torretta la rievocazione di quei giorni ha suscitato particolari emozioni, anche perché il paese è legato con il continente americano per il gran numero di persone emigrate oltre Oceano. Suscita emozione non soltanto per, come dire, per il momento che si vuole commemorare, ma anche per l'accoglienza che abbiamo avuto dal Comune di Torretta, la disponibilità ad ospitare questa manifestazione. Sappiamo che Torretta è molto legata agli Stati Uniti, quindi questo può essere un momento particolare per Torretta, ma anche per noi che non siamo di Torretta. Quindi abbiamo trovato la massima disponibilità, la massima accoglienza, e di questo ringraziamo il sindaco, l'ingegnere Badalamenti, che ci ha collaborato nell'organizzare questa, che è una manifestazione di commemorazione, ma anche di, in qualche modo di gioia per quei momenti particolari che abbiamo vissuto, che si sono vissuti per quanto riguarda momenti tragici, ma che hanno portato poi a un esito che conosciamo tutti, quello che è. Che giorni sono stati quelli dello sbarco degli alleati in Sicilia? Ma indubbiamente sono stati dei giorni terribili, questo innanzitutto. Poi sono stati dei giorni di grande gioia e felicità per i siciliani, perché finivano i bombardamenti con l'occupazione alleata anglo-americana. Che terribile, non lo so. Dei giorni terribili, perché io le posso parlare di Palermo, stiamo parlando di circa 120 bombardamenti, più o meno, ma siamo lì. Quindi la gente ha vissuto rintanata nei rifugianti aerei, nelle proprie case, senza avere cibo, perché non c'era più pane, non c'era più farina, non c'era luce, non c'era acqua. Quindi una situazione che oggi penso sia molto difficile da anche capire, pensarla altrettanto. Dopo però, insomma, arrivati gli alleati, le cose sono leggermente migliorate, perché il tempo che la macchina si è rimessa in moto con le produzioni, intanto la Sicilia è rimasta staccata al resto d'Italia sino al 45, quindi per altri due anni noi altri progressivamente andavamo mese dopo mese riguadagnando leggermente terreno. Quindi per arrivare a regime dobbiamo aspettare la fine degli anni 40, perché se lei vede Palermo, tutt'oggi ha nel centro storico case, rioni ancora distrutti dai bombardamenti, per cui evidentemente c'è stato un tempo anche fisiologico per riuscire a digerire una guerra e poi rimettersi in carreggiata. La logica, l'idea di assemblare la Sicilia agli Stati Uniti d'America? Guardi, con i se e con i ma non si fa la storia, però obiettivamente le posso dire che se io vedo la Sicilia di oggi, sì, siamo andati avanti con l'Italia. Il re piangeva perché la Sicilia si voleva staccare dall'Italia, ma tutti questi grandi benefici che ha avuto l'Italia e la Sicilia rispetto al resto d'Italia io non li vedo. Che già con la venuta di Garibaldi furono spostate al nord Italia industrie e tutta una serie di capitali, quindi poi siamo rimasti, non dico dove siamo oggi, però siamo rimasti abbastanza arretrati, e questo si può vedere normalmente, per cui è una situazione così. Il profondo legame con gli Stati Uniti d'America è la chiave di lettura di tutta l'estate torrettese. Siamo partiti con la ricorrenza dell'Independence Day, abbiamo ricordato con i nostri emigrati tramite le loro pubblicazioni i momenti nostalgici, e oggi celebriamo in una chiave di lettura molto critica, comunque sempre che approfondisce in realtà quelle che sono state le realtà, le verità storiche, lo sbarco alleato. È un momento bellissimo, io ringrazio gli organizzatori, queste sono manifestazioni che il nostro comune organizza a costo zero, che portano attenzione, che portano attrazione, che portano cultura, che portano competenza e consapevolezza storica per le nuove generazioni. Il messaggio che passa è un messaggio bello, è un messaggio di approfondimento. Continueremo su questa scia, rinverdendo i fasti dei legami con i nostri emigrati negli Stati Uniti d'America, cercando di trasmettere il valore di questo profondo affetto che ci lega appunto alle nuove generazioni, prima che lo perdano per via di fattori anagrafici chiari ed evidenti.